Tra qualche secondo iniziamo. Lascio la parola all'assessore Paolo Mighetti. Grazie a tutti quanti, cerchiamo di rubarvi il meno tempo possibile, ma volevamo sfruttare questa occasione per appunto informare gli organi di stampa e i cittadini interessati dell'attività che abbiamo fatto nel corso degli ultimi 3 anni sul discorso relativo all'impatto che genera il fiume Bormida sul nostro comune, sul nostro abitato dal punto di vista del rischio idraulico. È utile comunque sia confrontarsi con tutti gli attori. In questi anni abbiamo lavorato, diciamo, a stretto contatto con gli organismi locali della Regione Piemonte, di opere pubbliche, avendo avuto purtroppo diversi fenomeni alluvionali e oltretutto questi fenomeni alluvionali hanno interessato anche un patrimonio per noi molto importante, che è il patrimonio archeologico degli Archi Romani. Nasce appunto da questo fatto, da questo evento del 2016, un primo ragionamento sugli interventi sul Bormida per la messa in sicurezza delle aree golenali, e poi si evolve in questi anni. Dopo l'alluvione del 2016, che aveva, diciamo, danneggiato in maniera importante l'area degli Archi Romani, sono state fatte dei primi interventi a cura della soprintendenza, e questi interventi erano anche, diciamo, sfociati in una prima analisi idraulica. Successivamente, diciamo, questa fase è stata seguita interamente dall'architetto Sasso, nostro assessore ai lavori pubblici. Sul meccanismo della soprintendenza è affiorata l'esigenza di analizzare a fondo diciamo, l'attività del fiume e le sue ripercussioni sull'ambito urbano, per chiarire quali siano interventi da fare per la messa in sicurezza definitiva di quell'area. Noi abbiamo colto l'occasione per fare un discorso più ampio, perché sicuramente gli Archi Romani sono un simbolo della nostra città, sono un patrimonio inestimabile, ma dobbiamo anche allargare lo sguardo a tutte quelle situazioni di pericolo che il fiume va a diciamo, innescare sul territorio comunale. Quindi, avute le necessarie risorse per i comuni, sapete bene che non è questione molto, molto semplice avere risorse. Abbiamo commissionato questo studio idraulico, che ci è servito appunto per ragionare su tutta l'asta del fiume Bormida, compreso nel territorio di Acqui. Chiaramente questi studi sono studi che sono a livello di studio di fattibilità, ma sono un primo elemento per poter ragionare con tutti gli attori coinvolti, e sono un elemento su cui ragionare anche dei finanziamenti che debbono essere messi in campo. Siamo un'amministrazione che fin da subito ha pensato che senza progetti non si raccolgono i finanziamenti, e appena abbiamo avuto occasioni e risorse necessarie per investire nelle progettazioni, abbiamo operato in tal senso. Non mi dilungo, chiedo all'assessore Sasso se vuole dire anche lui due parole, e poi lascerei la parola ai relatori di questa giornata. Sì, solo per salutarvi tutti, buongiorno e grazie. Direi che il mio collega ha già più o meno evidenziato tutti i punti importanti e sottolineo soltanto che questo studio era nato con l'Università di Torino e per
risolvere il problema degli archi, poi si è esteso ad ambiti idraulici e territoriali più importanti e anche urbanistici e turistici, secondo me, ipotizzando quindi la possibilità di sfruttare alcuni elementi emersi come anche attraversamenti del fiume e quindi per poter sfruttare questi interventi anche come un potenziamento non soltanto di difesa ma anche di promozione, in qualche modo per cercare di integrare gli interventi in qualcosa di più complesso. E l'obiettivo era ed è quello poi attraverso questi studi, l'approfondimento poi locale di ogni singolo intervento, di individuare finanziamenti pubblici per poter poi finalizzare le opere in sostanza. Grazie a tutti. Se dallo studio EDES vogliono i progettisti vogliono illustrarci il progetto, lo studio di fattibilità. Buongiorno, io sono l'ingegner Visconti, sono uno dei titolari dello studio EDES che ha ricevuto, come hanno detto gli assessori, l'incarico per la redazione dello studio. Insieme a me c'è l'ingegner Stillo che lavora con noi in studio. E io ho preparato una brevissima presentazione che se posso condividere lo schermo, ma credo di poterlo fare già direttamente. Sì, può sicuramente condividere lo schermo, l'abbiamo reso coorganizzatore. Okay. Okay. Vedete tutti? Sì. Ok, allora noi abbiamo ricevuto, come detto, l'incarico dello studio, che il cui titolo è quello che è riportato sulla parte sinistra, che aveva come obiettivo naturalmente lo studio idraulico del torrente Bormida, diciamo nel tratto interessato dall'abitato di Acquiterme, quindi ragionevolmente quello che vedete nella fotografia aerea, con un focus che partiva da quello che diciamo dallo studio precedente condotto dall'Università di Torino a firma del professor Bianco, che era stato invece incentrato sulla zona degli archi romani. Quindi sostanzialmente abbiamo valutato di operare in piena coerenza con quanto fatto in precedenza, con una visione di insieme più vasta e anche con un obiettivo che fosse quello di appunto analizzare quelle che sono le dinamiche idrauliche del Bormida di Spigno in tutto il tratto. Okay. Avanti. Scusate, stiamo solo... Ok, quindi sostanzialmente come abbiamo detto appunto l'area di studio è stata quella complessiva. In queste immagini vedete il focus proprio sulla zona degli archi romani, che hanno una parte, come a tutti noto, costituita da 7 piloni e 6 luci e 3 archi ancora, 4 archi ancora presenti, che sono sostanzialmente proprio in quella che noi idraulici chiamiamo fascia, cioè nella parte pienamente attiva del corso d'acqua. Esiste inoltre la traccia, no? Anzi, sono proprio presenti fisicamente una serie di piloni un po' più a monte in un'area che comunque, come vedremo, è comunque soggetta a esondazione. La presenza di questi piloni, ne parleremo un attimo più in dettaglio dopo, è sicuramente rilevante sotto il profilo archeologico, storico, culturale. Sotto il profilo idraulico si vengono a configurare come un ostacolo, naturalmente, che ha portato in passato alla realizzazione di una serie di erosioni e anche di accumulo importante di materiale vegetale al monte dei piloni. La fotografia che vedete a destra è una fotografia subito dopo uno degli eventi degli ultimi anni, in cui il fenomeno poi ha portato anche a un'erosione della zona, diciamo, dove oggi ci sono le fondazioni e quindi a dei successivi interventi, credo realizzati in somma urgenza dalla sovrintendenza. Quindi la nostra analisi, con questo avanti, la nostra analisi ha comunque analizzato tutto il territorio con questa posizione, diciamo, individuata molto, molto chiara,
da una prima verifica, diciamo, in campo è stato possibile individuare come lungo il corso d'acqua ci siano una serie di aree di deposito con restringimenti di sezioni, in particolare in corrispondenza del ponte Carlo Alberto, ma anche a monte e anche in alcuni tratti a valle. È stato possibile verificare come in sponda orografica destra, a valle del ponte, c'è una situazione di difese arginali realizzate in cui è presente un varco, che poi la modellistica idraulica ci evidenzia essere uno dei punti puntuali ma critici, e sono presenti comunque delle situazioni di erosione spondale, in particolare in corrispondenza della sponda sinistra, dove c'è quell'area artigianale e dove oggi la sponda è praticamente subverticale. Questo appunto in termini di prima analisi. Quindi lo studio è stato condotto secondo queste metodologie, uno studio idraulico redatto con modellazione bidimensionale e con riferimento naturalmente ai tempi di ritorno 20, 200, 500 anni, la definizione quindi delle esigenze e quindi degli interventi di mitigazione e una stima dei costi. In tutto questo abbiamo cercato di dare, oltre alla parte, come dire, meramente ingegneristica idraulica, anche la giusta attenzione a quello che è il contesto, perché ci troviamo in un contesto dove è presente un parco fluviale, dove sono presenti, scusate, torno a quella prima, sono presenti comunque degli elementi di fruizione, piste ciclabili, situazioni che possono essere, che devono essere sicuramente valutati nell'ambito della progettazione delle future opere e che possono anche servire come valorizzazione anche per il territorio. Quindi, procedendo in estrema sintesi, adesso non voglio entrare in troppi tecnicismi, noi siamo partiti dalle valutazioni, diciamo, di portata degli idrogrammi di piena presenti a valle, a Cassine, li abbiamo trasposti naturalmente con i soliti criteri di similitudine idrologica per definire i valori di portata e gli idrogrammi di piena, quindi non solo il valore massimo puntuale, ma lo sviluppo nel tempo della piena, in modo tale da poter redigere un modello bidimensionale che, come vedete nella figura in basso, dove c'è scritto assetto geometrico, ha consentito cioè un modello bidimensionale basato sia sul DTM fornito dal Ministero, sia su alcuni rilievi specifici di maggior dettaglio, avere come tutti gli elementi per redigere sviluppare la modellazione idraulica. La modellazione idraulica nelle condizioni stato di fatto, noi abbiamo riportato per sintesi in queste slide soltanto l'evento di riferimento di progetto, quello col TR 200 anni, che per noi tecnici è l'evento rappresentativo, ma abbiamo comunque le simulazioni anche con tempi di ritorno inferiori, quindi con portate meno gravi, e poi anche quella che si sviluppa normalmente, che per il tempo di ritorno 500 anni. Questa slide mostra come ci siano delle situazioni di criticità, sia in sponda orografica sinistra, dove si vede che c'è tutta una porzione dell'abitato che può essere interessata da esondazione diretta, che arriva a scavalcare la strada provinciale, sia in destra a monte del ponte Carlo Alberto, che interessa tutta l'area, diciamo, del parco, senza andare a interessare le aree urbanizzate, mentre a valle, dove vedete quei due cerchi, ci sono di nuovo delle situazioni che sono molto più localizzate, lo vedremo anche poi in termini di interventi, anche se realmente sembrano dalla figura piuttosto diffuse, ma sono dovute proprio a dei varchi rispetto a quello che è il sistema arginale già presente. La situazione, diciamo, più critica e più evidente è quella in sponda orografica sinistra, che potete vedere nella parte alta dell'immagine, dove c'è scritto monte, sponda sinistra. In questa immagine facciamo vedere, questa è un'immagine rivolta soprattutto ai tecnici, il confronto
tra il risultato della simulazione e il risultato di quanto previsto dal PGRA, cioè dalla direttiva alluvioni, che è la mappatura delle condizioni di pericolosità e di rischio ufficiale che vige sui corsi d'acqua. Come potete vedere, il PGRA è quello in azzurro, in giallino vedete le aree che si allagano secondo le verifiche, diciamo, che abbiamo effettuato noi, oltre a quelle del PGRA, con tempi di ritorno ventennali, quindi con quella che si viene definita probabilità di alluvione elevata, mentre in rosso le aree che possono essere interessate invece con una probabilità di alluvione media che corrisponde al tempo di ritorno 200 anni. Questo ha portato quindi all'individuazione di quelli che possono essere delle soluzioni progettuali, che sono fondamentalmente, in estrema sintesi, ve le faccio scorrere anche col mouse, è necessaria la realizzazione sostanzialmente di un sistema arginale continuo in sponda orografica sinistra, che noi abbiamo attestato in corrispondenza praticamente del rilevato della strada provinciale, in modo da garantire comunque una fascia di esondabilità senza restringere troppo il corso d'acqua. Questo tratto potrebbe essere realizzato con un'arginatura in terra, quelle tipiche, diciamo, realizzate dall'AIPO e comunque su questi corsi d'acqua. Nel tratto immediatamente prospiciente agli edifici, questa soluzione dovrebbe essere sostituita con un intervento con un muro, perché non ci sono gli spazi per la realizzazione dell'arginatura. È chiaro che stiamo parlando di uno studio di fattibilità, quindi il dettaglio potrà essere definito anche sulla base poi dei successivi approfondimenti, rilievi topografici e valutazione anche di carattere catastale. È inoltre necessario che questo intervento si estenda a monte per chiudere un'area di paleoalveo che è invece molto evidente anche sul terreno, a monte, diciamo, dell'area artigianale. A questo sarebbe opportuno associare anche degli interventi di riduzione dei depositi in alveo, riprofilatura. Parte di questo materiale potrà essere utilizzato per realizzare gli argini, e anche questi dovranno essere calibrati in funzione dei successivi approfondimenti. A valle ci sono due nodi che sono quelli che portavano a quelle esondazioni che vedevamo, in particolare per quanto riguarda questo cerchio in basso. Scusate se scorro da una slide all'altra, ma l'esondazione nel cerchio in basso potrebbe essere eliminata intervenendo su questo varco, perché oggi c'è un sistema arginale che parte poco a valle, nella zona dei camper, poco a valle del Ponte Carlo Alberto, diciamo, verso valle, poi si interrompe più o meno in presenza dove c'è il distributore di benzina e poi riprende fino oltre la curva. Questa interruzione, dovuta forse all'ingresso di un impluvio, forse alla necessità di realizzare delle piste di accedere in alveo, porta a queste esondabilità residua che ha dei tiranti e delle velocità limitate, ma che comunque è presente. Invece, per quanto riguarda la sponda opposta, la situazione è analoga, nel senso che oggi c'è il rilevato della provinciale che è in grado di contenere la maggior parte dei livelli, esiste un varco e l'unica esondazione che noi abbiamo individuato è in corrispondenza di questo varco. Quindi la realizzazione di un intervento limitato, che qui adesso nella figura spero riusciate a apprezzare, anche se riportato in piccolo, ma sostanzialmente la realizzazione o di un'arginatura, noi abbiamo previsto un'arginatura un po' a varice col dosso della strada, che consenta comunque l'accessibilità, ma che chiuda fisicamente il varco, e quindi anche questo porterebbe alla risoluzione del problema di esondazione. Rimane infine, lo cito, questa zona che è riportata in rosso,
dove la tendenza del corso d'acqua è una tendenza di arrivare in battuta, in curva, come è naturale, mentre c'è un evidente deposito sulla sponda orografica destra. In questa zona, tenuto anche conto che la porzione di versante a monte è interessata da un movimento gravitativo storico, il nostro suggerimento sarebbe quello di operare un rimodellamento che comporti un accumulo di materiale, chiaramente non un mucchio di terra, ma un accumulo di materiale sistemato e magari anche consolidato con interventi di carattere forestale, ingegneria naturalistica, senza interventi di grande impatto, in modo tale da mantenere il corso d'acqua un po' meno in battuta. È chiaro che questa è una situazione che nel tempo tenderà sempre a favorire la battuta, ma non ci sembra che sia necessario, salvo magari qualche piccolo tratto di qualche decina di metri, realizzare delle opere strutturali importanti in questa zona. Quindi questo è un po' il quadro complessivo che noi abbiamo analizzato. Con la realizzazione di tutto il sistema, il nuovo assetto, diciamo, del quadro di pericolosità e esondabilità è quello che è rappresentato in questo scenario di progetto. Come vedete, non sono più interessate alle aree insediate proprio per gli interventi che abbiamo detto. Aggiungo che abbiamo tenuto conto nelle valutazioni di carattere idraulico l'apporto del Rio Medrio e l'influenza in termini di rigurgito del Bormida rispetto agli effetti del Rio Medrio. In fase di progettazione abbiamo tenuto conto, nel senso non abbiamo tenuto conto in termini di modellazione idraulica, in fase di progettazione bisognerà approfondire anche la situazione della contemporaneità delle piene e le modalità di gestire gli apporti che arrivano, diciamo, da Rio Medio come principale, ma comunque da tutti gli elementi che verrebbero a trovarsi a tergo delle arginature. Questa può essere un po' una banalità per i tecnici, ma comunque ne abbiamo tenuto conto. Per quanto riguarda il discorso degli archi, è stato fatto, lo studio di fattibilità contiene un approfondimento, quindi siamo entrati in una scala un po' di maggior dettaglio per quanto riguarda il tratto tra il ponte Carlo Alberto e, diciamo, la zona di monte del parco cittadino. E in questo caso abbiamo in parte ripreso le suggestioni che erano inserite nello studio per la sovrintendenza fatta dal professor Biacco, che prevedeva ipotizzava la realizzazione di una sorta di briglia guado a monte, più o meno collocata in questa posizione dove c'è la lettera A2, avente prevalentemente la funzione di contenere, frenare il materiale flottante di grandi dimensioni, gli alberi sostanzialmente a monte della zona degli archi, che ricordiamo essere qui dove c'è scritto A1. A questo si dovrebbe naturalmente associare una serie di interventi di gestione della parte forestale interessata dalla piena nel tratto tra A1 e A2, perché se fermiamo il materiale flottante a monte è chiaro che dovremo fare in modo che non ne arrivi dell'altro direttamente dal tratto sotteso. E a questo si associano degli interventi di riprofilatura del corso d'acqua, rimozione di sedimenti. Come vedete, questa parte qui si occupa, diciamo, esclusivamente della zona degli archi, per quanto riguarda la parte idraulica. Vi voglio ancora far vedere in questa foto che, sempre riprendendo le suggestioni dello studio per la sovrintendenza, oggi è presente una pista ciclabile, che è quella che più o meno sto seguendo col mouse, che continua comunque in sponda orografica destra e ha una sua continuità anche all'interno dell'abitato. La possibilità di realizzare un attraversamento anche che non potrà essere un ponte, perché non ha significato un ponte in questa situazione, potrebbe dare anche una continuità nei periodi di magra, gestito con tutte la gestione di sicurezza, diciamo, poi di qui in avanti apriamo poi i discorsi di come si potrà gestire, ma potrebbe anche dare una continuità di percorso
in un ambito comunque di piste ciclabili che è importante non solo a livello comunale, ma anche a livello sovracomunale e regionale, perché è un fattore che per l'abitato di Acqui ci risulta essere anche importante sotto il profilo turistico. Aggiungo che sempre per quanto riguarda gli archi, noi abbiamo fatto anche delle considerazioni di tipo diverso. Abbiamo lavorato in collaborazione sia con un architetto del paesaggio che con una collega forestale, e un'ipotesi che vorremmo poter, che suggeriamo anche noi, che potrebbe essere sviluppata nelle successive fasi, potrebbe essere quella di realizzare comunque una cortina di protezione a monte degli archi, realizzata con delle piantumazioni, chiaramente delle piantumazioni che dovranno avere delle caratteristiche ben specifiche, perché dovranno essere difficilmente sradicabili durante la piena, dovranno non avere un apparato fogliare particolarmente consistente, ma che possano svolgere loro una funzione di barriera, quindi con un inserimento verde. Magari potrebbero essere anche associate in una prima fase alla posa in opera di un tralicciato, di un sistema di pali in acciaio, fino a quando le piantumazioni non hanno raggiunto una certa età e quindi una certa capacità loro di trattenere il materiale che potrebbe andare a impattare direttamente con gli archi. Sicuramente per quanto riguarda gli archi, c'è un aspetto anche di carattere geotecnico da considerare, perché i fenomeni che si sono verificati hanno evidenziato comunque una fragilità del sistema di fondazione, e quindi anche il fatto che comunque con le erosioni localizzate si sono verificati dei fenomeni di erosione e di scalzamento delle fondazioni. Quindi potrebbe essere portato avanti il ragionamento, in parte già presente nel documento della Sovrintendenza, di consolidamento, che potrebbe essere un consolidamento. Noi qui presentiamo un'ipotesi di jet grouting, ma potrebbero esserci anche altre soluzioni di carattere geotecnico che vanno valutate però con prove in sito e analisi molto più dettagliate, proprio per realizzare una sorta di, permettetemi il termine, platea di consolidamento di una certa dimensione nell'intorno degli archi, sommersa, quindi non visibile, senza impatto, che però dovrà essere valutata bene anche sotto il profilo poi della dinamica della corrente nei confronti anche del ponte. Tutto questo ha portato all'individuazione di un elenco di opere che abbiamo diviso tra opere strutturali, che sono gli argini, la chiusura dei varchi, e fondamentalmente queste, e opere non strutturali, che sono invece quelle di gestione della vegetazione e gestione dei depositi. Queste opere sono state stimate in termini diciamo a livello di studio di fattibilità. Arriviamo a un importo complessivo di lavori di circa 2.815.000 euro, che richiederebbero un finanziamento complessivo di 4.205.000. Come vedete, abbiamo dato, oltre che, non siamo usciti con un numero e basta, ma proprio con una scaletta che possa anche consentire una programmazione nel tempo, anche con una scala di priorità che è basata in primo luogo sulla parte, sul fatto di dare priorità agli interventi che vanno a salvaguardia delle aree oggi insediate. Tutto questo per quanto riguarda gli interventi generali sul corso d'acqua. Abbiamo poi fatto un'ulteriore valutazione per quanto riguarda invece specificatamente la parte degli archi, e quindi mi riferisco alle ultime slide che abbiamo visto, dove, come vedete, l'area per quanto riguarda l'intervento di consolidamento è molto elevata in questo momento, perché bisognerà definire la superficie da consolidare. Questo consolidamento terreno era proprio l'intervento in termini o di jet grouting o simile, e anche le caratteristiche dell'intervento, perché ci sono delle soluzioni che consentono
di consolidare il terreno in sito, ce ne sono altre che richiedono invece opere speciali rilevanti e quindi prima di potersi sbilanciare su questo intervento bisogna fare quantomeno delle indagini di carattere geologico e geotecnico e spingersi a un progetto almeno di un progetto preliminare. Io avrei concluso, quindi se naturalmente siamo qui disponibili, vuoi ridare lo schermo per piacere? Disponibili, aggiungo ancora che chiaramente ne abbiamo già parlato anche col comune, da parte nostra c'è la piena disponibilità per fare gli approfondimenti necessari con i soggetti istituzionali, regione, AIPO, autorità di bacino, sovrintendenza, e anche a fornire quelli che possono essere gli elementi necessari proprio anche per richieste di finanziamenti piuttosto che inserimento in programmi di vario tipo. Grazie, dottor Visconti. Chiederei a AIPO e Regione Piemonte se vogliono intervenire, se anche diciamo domande o anche perplessità, perché chiaramente è un momento anche di confronto sul lavoro fatto e pensiamo costruttivo per procedere, diciamo. Bene. Parlo io, Roberto, parli tu come vuoi. Vado? Ok. No, allora, ci tenevo a dire che, come abbiamo già comunicato, perché comunque ha partecipato anche alla conferenza dei servizi, il Comune di Acqui, i due interventi che avete evidenziato come Varco Valle a destra e Varco Valle a sinistra sono oggetto di una nostra progettazione già approvata, per la quale stiamo attendendo un incremento del finanziamento che comunque la difesa del suolo ci ha assicurato dovrebbe arrivare a breve. Prendiamo atto purtroppo di quello che avete evidenziato voi invece a monte in sinistra, che non era un'area di esondazione prevista dal PGRA e quindi su questo non era stata fatta nessuna richiesta di finanziamento su Rendis, e quindi sì, riteniamo che questo sia opportuno approfondirla e sicuramente proporla a finanziamento con risorse che ci potranno essere. Adesso non so che comunque i comuni possono avere accesso direttamente del PNRR sulla difesa del suolo, per cui oppure comunque su Rendis. Quindi noi per i due interventi di valle siamo in attesa dell'integrazione del finanziamento, la progettazione è in fase abbastanza avanzata, quindi dovremmo solo revisare l'esecutivo e poi appaltare. Avevamo preso contatti appunto con voi nei mesi scorsi, avevamo avuto appunto notizia di questa possibilità, quindi siamo già diciamo con questi due interventi inseriti nello studio idraulico che sono finanziati. Oltre un altro intervento che dovrebbe essere diciamo abbastanza avanti sul fronte del finanziamento, l'intervento sui piloni del ponte Carlo Alberto, anche quello ci sono state chieste delle integrazioni alcune settimane fa, quello ci sono delle possibilità, chiaramente c'è tutto il resto della partita. Il discorso fatto da Visconti in merito alle priorità si sposa bene un po' con questa pratica, no? Sia un progetto generale e poi di volta in volta si cerca di inserirlo certamente sulla piattaforma Rendis per la sua interezza, ma poi se ci sono anche delle altre fonti di finanziamento è sempre l'occasione per aggiungere un tassello del mosaico principale, sicuramente. Sì, buongiorno, sono Crivelli, posso intervenire? Prego, prego. Sì, diciamo che avete già individuato la situazione, come diceva l'ingegner Zanichelli,
quello che è effettivamente un po' più preoccupante è la differenza tra il PGRA e nella sponda sinistra, che addirittura è lo studio dell'ingegner Visconti, che individua, diciamo, una maggior pericolosità anche per la parte abitata, effettivamente. Quindi in questa fase, oltre, diciamo che da un punto di vista del trovare i fondi, è già stato detto, Orendi su PNRR. L'altro aspetto è che nel transitorio converrà comunque porre attenzione anche a quelle che sono diciamo, la parte non strutturale, diciamo, di protezione della vita umana con, diciamo, dei presidi di protezione civile, con degli interventi che nel caso di alluvioni, che purtroppo ultimamente continuano ad avere sempre una maggior frequenza, che si possano mettere in atto soprattutto per le parti abitate, al fine di proteggere anche con maggior, diciamo, sollecitudine tutti quegli aspetti legati alle attività e alla vita umana. Ecco, quindi magari anche un approfondimento del piano di protezione civile per allertare queste ulteriori zone che non erano, che almeno dal punto di vista PGRA non risulterebbero alluvionabili, ma che in realtà sembra che con tempi di ritorno 200 anni si estendano, diciamo, dalla parte sinistra alta, dove c'è oltre la confluenza del Medio, in buona sostanza, sopra CME, fino alla strada provinciale, oltre alla strada provinciale, che coinvolgono l'abitato. Questo è effettivamente anche un po' preoccupante. Ecco, grazie. Grazie. Allora, abbiamo un po' di giornalisti che si sono collegati, abbiamo una delegazione di persone che abitano appunto nelle zone interessate dallo studio. Se ci sono domande, chiaramente è il momento per farle, perché siamo qui, diciamo, a disposizione per sciogliere eventuali dubbi. Sì, io ho una domanda, Paolo. Diciamo, poniamo il caso che voi troviate i finanziamenti nelle migliori delle ipotesi e possiate partire con la progettazione e poi i lavori. Che orizzonte temporale avrebbe completare la messa in sicurezza dell'asta del Bormida con tutti gli interventi che ci sono stati prospettati? Cioè, quanti anni ci vorrebbero per mettere in sicurezza la città? Questa è una domanda da rischio a tutto, direi. Diciamo che se domani mattina avessi finanziamenti, qui si parla di opere per milioni di euro, ci sarebbe una fase di progettazione che chiaramente, dato lo studio di fattibilità, dovrebbe protrarsi almeno per, non so, sei mesi, un anno rispetto all'appalto, e poi l'esecuzione di tutti questi lavori sono comunque lavori piuttosto impegnativi da eseguire, chiaramente nelle more del comportamento del fiume, perché chiaramente non possiamo andare a lavorare nell'albero dei fiumi in momenti in cui ci sono piogge o eventi meteorici anche a monte. E quindi se appunto domani mattina trovassimo il canale di finanziamento che permette di completare tutto lo studio idraulico, diciamo che le fasi tecniche potrebbero durare un annetto e poi l'esecuzione dei lavori almeno 2 anni, io preventiverei, ma questo con veramente un bel po' di fortuna. Diciamo che è un momento storico in cui fondi pubblici ce ne sono e si potrebbe sperare che appunto questo sia il momento buono, però questo appunto ci siamo messi anche nelle corde di portare avanti questo progetto, però ci vogliono sempre molti tasselli, molte situazioni convergenti per sistemare le cose in maniera opportuna.
Grazie. Avrei ancora un chiarimento da sottoporvi. I due varchi di cui parliamo, per i quali l'AIPO insomma sta aspettando questa integrazione dei finanziamenti, sono a destra quello del Ravanasco e a sinistra più o meno quello che porta all'allagamento del Triangolo, per capire e individuare bene i varchi? Quello in sinistra è quello di via San Lazzaro. E l'altro è quello in prossimità della stazione di pompaggio Zana Bagni, sì. Di fianco alla stazione di pompaggio. Grazie. Non è quello del Ravanasco, Ravanasco è un po' più indietro. Ci sono altre domande? Anche... Sì, Massimiliano Pettino del Piccolo. Io volevo sapere qualche informazione in più sull'attraversamento del fiume ai fini turistici. Non ho ben capito come possa funzionare. Io lo sento molto bene, non so se gli altri sentono. Volevo qualche informazione in più sull'attraversamento del fiume per fini turistici, quelli di collegamento alle altre piste ciclabili. Grazie. Intervengo io? Sì, prego. Allora, io mi permetto di dire che questa in questo momento è una suggestione, nel senso che lo studio fatto dal professor Bianco per quanto riguarda la sovrintendenza aveva proposto una soluzione appunto di realizzare sostanzialmente quella che noi tecnici chiamiamo briglia selettiva per il trattenimento del materiale, e con diciamo una soglia quasi a raso, cioè a guado, che è nello studio appunto della sovrintendenza, tenuto conto del contesto ambientale, di tutto il discorso che abbiamo fatto anche sulle piste ciclabili, consentisse la realizzazione anche di un collegamento tra le due sponde, diciamo un po' a monte del Ponte Carlo Alberto. Quindi io vi dico da tecnico, e penso che l'ingegnere Zanichelli e anche la Regione Piemonte mi verranno un po' dietro, la realizzazione pratica di questo tipo di opera dovrà essere valutata con estrema cura, e anche confrontarsi con tutte quelle che sono i vincoli normativi, perché appunto non c'è la consuetudine. Io dico, mi permetto di aggiungere, in Italia, e purtroppo, ma queste sono mie considerazioni assolutamente personali, ad accettare anche delle situazioni dove ci sia una convivenza così stretta tra il corso d'acqua che può manifestare in qualche situazione limitata nel tempo delle condizioni di forte pericolosità, ma da noi non c'è tanto questa abitudine a convivere con rischio e accettarlo. Quindi in questo momento ci sembrava corretto e anche doveroso prevedere e rispettare questa che era una suggestione anche interessante, nel senso il fatto di poter fare questo collegamento con la pista ciclabile, appunto abbiamo ritenuto, però non prendetelo proprio come un punto di riflessione, un punto di inizio per eventualmente, se si va in questa direzione, iniziare poi un percorso di condivisione e di valutazione dell'effettiva possibilità di realizzarlo o realizzarlo in quel modo lì, perché un ponte, una passerella, con i dovuti crismi si può realizzare, ma un'opera trasversale così oggi, come ho detto, le cose che sto dicendo sono scritte anche in modo evidente nella relazione, in modo molto chiaro, quindi con tutta onestà. Però dato il taglio dello studio, data anche la valenza che abbiamo voluto dare con un inserimento di carattere ambientale, paesaggistico e le sollecitazioni sulla parte turistico-recettiva che ci ha
qualche modo indicato all'amministrazione, abbiamo ritenuto che fosse doveroso. Penso che il focus in prima battuta debba andare sulla realizzazione, sulla programmazione, sulla realizzazione degli interventi di protezione idraulica. Grazie. Mi chiamo Piana Araldo, abito nei pressi del cimitero, quindi più o meno a 3 km a monte del Ponte Carlo Alberto. Racconto la mia esperienza che abbiamo fatto quest'estate raccogliendo circa 250 firme per vedere se qualche ente, non solo comune, noi abbiamo fatto poi una petizione, abbiamo fatto la petizione, l'abbiamo indirizzata sia alla Regione Piemonte che all'AIPO e al sindaco di Acquiterme, cercando di vedere se si può, dato che la nostra zona è, noi abitiamo in una zona esondabile e periodicamente nelle ondate di piena il fiume inonda le nostre case, abbiamo fatto una petizione per poter vedere se si può fare qualcosa sia sulla pulizia del fiume Bormida, dell'albero del fiume Bormida, e sia se si può diciamo così costruire o diciamo ripristinare delle sacche di espansione, casse di espansione per mitigare le ondate di piena del fiume Bormida, tenendo presente logicamente che una volta queste ondate di piena, per esperienza personale, venivano ogni una ventina di anni, ora dal 2016 al 2021, in 5 anni sono venute 3 ondate di piena. Niente, volevo anche fare un discorso un po' più ampio sul ripristino ed evitare queste ondate di piene, che bisognerebbe, secondo il mio punto di vista personale a questo punto, cercare di individuare dei luoghi nelle anse dei fiumi via dicente e ripristinare queste casse di espansione per poter mitigare queste ondate di piena, perché se noi bisognerebbe valutare lungo tutto il corso del fiume Bormida, non solo un pezzettino come si è fatto giustamente per salvaguardare zone archeologiche e magari opere idrauliche, opere come ponti e via dicendo. La legge se non sbaglio, permette di intervenire lungo i corsi dei fiumi esclusivamente per salvaguardare opere pubbliche, se non sbaglio. Opere pubbliche e centri abitati, diciamo, no? Volevo portare a conoscenza, l'AIPO, abbiamo ricevuto risposta dall'AIPO circa 2 mesi fa, circa, mi sembra, in cui dice che purtroppo la nostra petizione rispetto agli interventi già programmati è arrivata in ritardo, quindi sarà, diciamo, possibilmente per il futuro. Però, diciamo, almeno a noi sembra che con la frequenza di queste piene, che oramai si ripetono periodicamente, se si può dire un anno sì, un anno no, la cosa diventa abbastanza critica e abbastanza urgente. Grazie. Su questo punto avevamo, come comune, avevamo sentito AIPO
e mi pare che ci siano anche dei nuovi piani per la... Abbiamo inserito due interventi nel secondo programma di interventi di manutenzione a canone zero della Regione Piemonte, che dovrebbe partire a breve. Quindi sono due interventi, a Piterme, a monte del cimitero comunale, e a Piterme in località Cassarogna. Dopodiché il discorso dell'estendere a tutta l'asta le analisi è sicuramente valido. Purtroppo noi ci stiamo confrontando, specialmente sul Bormida e sull'Orba, in questi ultimi anni, con degli eventi che vanno a cambiare un po' tutta la statistica delle precipitazioni, incrementandone molto i valori massimi, per cui probabilmente le precipitazioni a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni sono molto diverse da quelle dei decenni scorsi, e quindi diventa anche veramente molto difficile, con delle quantità di precipitazione così elevate, trovare delle zone di espansione, e comunque, anche se queste ci fossero, richiedono delle opere molto molto significative. Probabilmente l'analisi che si deve fare è, per gli insediamenti più a rischio, tentarne la delocalizzazione. Credo che sia la strategia migliore anche dal punto di vista della finanza pubblica. Grazie, dottor Zanichelli. Beh, la notizia positiva è che in questo programma sono inserite questi due interventi importanti per gli abitanti, diciamo, non del centro abitato, ma delle aree abitate del comune di Acqui che si trovano in quella zona. Chiaramente il discorso del costi-benefici sulle delocalizzazioni o interventi di realizzazione di grandi casse di espansione è un discorso importante dal punto di vista politico, e probabilmente una riflessione su questo a livello regionale potrebbe essere portata avanti. Ma... Anche perché assistiamo sempre a un incremento delle portate, quindi diventa anche difficile dimensionare delle opere che possano continuare a funzionare per diverse decine d'anni come devono essere le casse di espansione. Perché noi abbiamo avuto, per dire, nell'ultima piena dell'Orba una precipitazione di 85 centimetri in un evento, quindi vuol dire 80 centimetri d'acqua su tutta l'areale del pluviometro in cui è stato misurato. Con degli eventi di questo tipo diventa veramente molto difficile, poi specialmente, adesso quello è successo su un affluente dell'Orba, però diventa veramente difficile trovare delle aree sufficientemente estese per poter ospitare dei volumi così grandi che si generano. Quindi la laminazione può avere influenza fino a un certo punto, ma quando l'evento è così devastante, così voluminoso, c'è anche proprio un limite fisico del corso d'acqua ricevuto. E di conseguenza va ad interessare anche aree che per decine di anni non sono mai state interessate da esondazioni. Grazie, grazie dottor Zanichelli. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io vi ringrazierei tutti quanti, vi ringrazierei innanzitutto del tempo che ci avete dedicato e anche del contributo importante che avete portato alla conoscenza degli organi di stampa e della cittadinanza. Penso che anche l'incontro, diciamo, tra i tecnici oggi abbia dato degli spunti molto, molto interessanti, e spunti che a livello, diciamo, politico, a livello di Comune di Acqui, noi potremmo portare agli altri enti sovraordinati per fare riflessioni che possano garantirci in futuro di fare investimenti su questo fronte che siano mirati e intelligenti. Quindi ringrazio ancora tutti, ringrazio la rappresentanza dei cittadini che è venuta, ringrazio i giornalisti, ringrazio lo studio EDES, il dottor Zanichelli, l'AIPO e la Regione Piemonte per essere intervenuti oggi. Grazie a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Alla prossima, grazie.